Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy IV, dove innanzitutto salviamo, visto che ancora non avevo salvato, qui sullo slot 1, ci troviamo praticamente verso la fine di quello che è il gioco. Ritorniamo nel luogo, ovvero nel Palazzo dei Cristalli, e innanzitutto recuperiamo PV e PM, visto che qua comunque possiamo farlo gratuitamente. Anche se in realtà il padiglione avrei potuto spenderlo tranquillamente, ma è giusto per perdere un po' di tempo e per parlare un po'. Siamo verso appunto la fine. Abbiamo fatto tutti i dungeon secondari, abbiamo fatto tutte le cose secondarie, a parte il ritrovamento dei vari Eidolon che probabilmente farò dopo aver completato il gioco, così giusto lo farò per conto mio, giusto per poi arrivare a livello 99 e fare tutte quelle cose che diciamo è giusto fare. Qui intanto abbiamo la sublimazione. La sublimazione e benedizione. E qui adesso dovremmo essere appunto. Esatto. Lasciatevi condurre al nucleo. Ed eccoci qua. Questo è il dungeon. Ecco, stavo dicendo, mi hanno rovinato la presentazione. Questo è il dungeon finale di Final Fantasy IV. Ci siamo. Ecco, mi hanno rovinato ancora una volta l'introduzione, però questo è il dungeon finale. A parte che qua c'è un passaggio segreto. E ora qua mi dovrei ricordare anche i teletrasporti, se non erro. Allora no, qua siamo da un'altra parte, quindi non va bene. Io voglio esplorare prima tutta la zona. Bene, andiamo avanti. Sembrava una strada senza uscita, vero? E invece no. Già, mi stanno facendo male. Scudo di drago.
Io mi ricordo che sto dungeon era un casino pazzesco. Cecil, sì, Cecil, sì, volevo dire, Kane innanzi, sta su, ha superato le 4.000 unità di HP intanto, quindi un piccolo festeggio. Elmo di drago. Cotta di drago. Mitene di drago. Abbiamo il set completo del drago. Ah, però il mitene del gigante è più forte. E allora la mitene di drago la diamo. La diamo a Kane. Comunque, soltanto pochi mostri vale la pena affrontare in questa, in questo dungeon. Soltanto i draghi. Ma il problema è che se continuo a scendere, io praticamente sto scendendo ancora, mentre invece dovrei esplorare le zone di sopra. Infatti, gola lunare no. Devo ancora salire. Qua per esempio non ho esplorato niente. Un'altra cosa che odio, veramente che odio, è che giustamente ti fanno scappare quando ti hanno shottato tutti. Mi sembra logico. Frusta Focum. Non le uso praticamente mai. Qui c'è una bella sfida. Qui c'è una bella sfida. Sì.
Dovrei riuscire a farcela, però qui c'è una bella sfida. Allora, qua sicuramente avrete visto un taglio, perché non ricordavo la strategia da effettuare contro questo boss, mentre invece adesso ricordo abbastanza bene ciò che devo fare. Quindi, cominciamo con Levita, poi con Guscio, tu accumulo, tu salto. Tu per ora, sì, invocazione Bahamut. Bene. Accumula. Vabbè, però così non vale. Che cazzo? Così non vale. Intanto godiamoci Bahamut, che farà un bellissimo 9999 fisso. Bom. Ale. Questo sarà un problema. Perché lui si cura con tutti gli elementi. Sperando che Rosa curi. Ah, almeno. Almeno qualcosa. Madonna mia. Cioè, veramente mi toglie così tanto? Oh, ciao. Bello, due Bahamut e tutti a casa. Però adesso abbiamo la Murasame. Che poi, aspetta, la Murasame non doveva essere. Doveva essere la Masamune. Non mi ricordavo dovesse essere la Masamune questa. Non è che hanno cambiato i nomi. Forse hanno cambiato i nomi, ma io ricordavo dovesse chiamarsi Masamune, perché era l'arma che si otteneva dal drago bianco. Quindi ritorniamo indietro. Utilizzerei addirittura teleporto, ma. Non sto riuscendo, non mi ricordo dove bisognava andare.
Allora, per ora continuo. Ho droppato l'ammazza orchi addirittura. Allora, continuiamo a scendere. Allora, continuiamo. L'altro, giusto per dirvelo, si troveranno tutte le armi finali, e ripeto, le armi finali di ogni personaggio. Abbiamo già preso la Muramasa. E un'extra pozione. Ferula stellare, però è una trappola di una bella conoscenza. Tra l'altro mettono la musica del boss sul Behemoth, nonostante in realtà non sia un vero e proprio boss. Beh, non dovrebbe mancare molto. Esatto. Bracciali potenti abbiamo preso. No, dov'è Edge? Ecco, aumentiamo la forza. E poi un attimo, perché a lei dovrei dare la ferula stellare. È Akume 99, quindi diciamo potrebbe fare più danni con le magie. Però alla fine da 93 a 99 non vedo tutta sta differenza, quindi lasciamo la frusta così nel caso può anche dare i colpetti di frusta. Bene, abbiamo esplorato la mappa al 100%, scendiamo sotto. Sotterraneo 5. I livelli erano tantissimi, se non erro, dei sotterranei. Scudo di cristallo con l'imboscata. Ecco, già questo è decisamente... Penso che sia il caso qua di chiamare Bahamut. Ale.
Non esce la voce, sì, lo so che non esce la voce. Dai. Mutismo a tutti è davvero brutta come cosa. A parte che abbiamo anche sentenza addosso. Però ormai non posso fare nient'altro, devo andare così, all in. Ok. È per forza, perché ormai con sentenza. Oh, abbiamo ottenuto uno shuriken. Figo. Dov'è la panacea? Come minimo. Ah, la devo fare rinascita. Quella è rimasta senza MP. Etere, madonna, 28 eterio. Basta. Vabbè, tanto. Li devo usare così, se no non ne uso mai, quindi. Adesso scendiamo di qua. Esatto, qua ci sono. Anello protettivo. Vediamo, vediamo. Mitene del gigante, diminuisce la destrezza. Magari, esatto, diamolo a lui, perché la destrezza comunque su Edge è fondamentale. Tra l'altro sto registrando un boss. C'è due corridoi, io prima dovrei andare di qua, se non erro. Forse no, aspettate, no, 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 un attimo. Allora, mi sa che invece dovevo andare prima dove eravamo prima, giustamente. Che siccome non voglio lottare contro i mostri qua che mi danno relativamente poca esperienza, Ale.
Ale. Bene, adesso qui prendiamo l'altro forziere, che sarà un altro equipaggiamento di cristallo. Oh. Ah, finalmente. Spirito, difesa. Non mi piace tantissimo. Cioè, mi tiene di cristallo, la può ottenere solo Kane. C'è solo Cecil. Beh. Perché non mi interessa, quindi va bene. Ci andiamo dopo. Veste bianca. Assolutamente sì. Allora, lì c'è un forziere e ci sarà sicuramente l'altro equipaggiamento di cristallo, esattamente. Quindi è debole al sacro, ottimo.
Vabbè, non fa tantissimi danni. Ah, già sconfitto. Ottimo. Allora, qui facciamo così. Esatto, perché... Ah, solo una zanna rossa. Va bene. Shuriken sibilante, mi piace. Ah, vabbè, dai, easy questo. Madonna, come scende tantissimo. No, no. Completamente.
Da qui, adesso se non ricordo male, si può ricominciare a risalire verso tutte quelle zone che non avevamo potuto esplorare prima. Sì, se non ricordo male, era esattamente da qui. Guarda. Allora, di là non ci devo andare perché è la zona per scendere. Aspetta. Cacchio. No, ma non può essere. Oh, finalmente. Mamma mia. Questa è la strategia più rapida. Cioè, perché sennò se ti becca con alito fetido è finita. Il fiocco era in testa, però. Ah, eppure, guarda. Ma me lo metto sì su Cecil e su Rosa. Anche se in realtà mi servirebbe da mettere anche su Ridia, però preferisco loro perché curano e danno anche Esna. Quindi diciamo che è molto meglio. A lui diamo l'elmo di drago. Ok, perfetto. Mi ricordavo che qua ci fosse l'equipaggiamento di Kane, invece no. Va bene, però siccome ho registrato veramente un casino, direi che per il momento stacco qua. E ci becchiamo alla prossima.